vai via, no, 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 ragazzi, no, c'è un piccolo problema, c'è un piccolo problema, c'è un piccolo problema, ragazzi. No, perché ho preannunciato qualche ora fa che se fosse entrato in live avrei fatto qualsiasi cosa la chat avrebbe chiesto. Quindi Anche una penna nel culo. anche una pena nel culo, shit. Eccolo. È finito. Auguri. Oh! Nanni, che cos'è questa? Forza, ma tra tutte le mattine, ma non c'avevi una sega da fa stamane, ma... No, pensa te che stamani. Pensa te, vedi, c'ho anche il ciuffo tutto ribelle, ancora non pettinato. Fra esattamente 10 minuti c'ho una sessione di gioco di un titolo che posso raccontarvi nei prossimi giorni. Ma per te trovo sempre un minuto, Nanni. Cioè, nelle Ciao, altre buongiorno. cui io dico, se entra Fossa mi infilo il pennarello nel culo, chiaramente. Di tutti gli altri giorni no, proprio in quel giorno. Perfetto. Alyssa, sei mangaka, sei un merda. Oh, no, manga, we love mangaka. You say mangaka is shit. Oh, did I? No, Who's mangaka mangaka? is the guy with the mustache you were watching the other morning. Oh, come No, on, it's so why did fun. No, we they say that? love mangaka. Mangaka, we love. No, we love manga. Don't Hello, say Luca, things that I no. don't understand. Maybe I shouldn't say things I don't understand. Alyssa, what do you No, think of don't say Alina anything. Don't say Diamanti? anything if you say this. I know, un po'. Buongiorno, buonasera. Acqua naturale. And? Sì, grazie. What do you say when you see an egg? Can I say Yeah, of that? course. Porco Dio! Ok, arrivederci. Buonasera, è stato bello. Mastro, basta annuire. Arrivederci. Ma cos'è la Un penna nel caffè? culo? Nanni, tipo stamani alle 9 ha detto ora se entra Fossa in live faccio una alzata, eh. Fossa è entrato in live e tipo alla fine ha detto allora mi metto una penna nel culo, ma mi ha mandato una foto dove Nanni si è messo una penna nel culo. Cioè effettivamente l'ha Cioè, ma il fatto. culo proprio senza Sì, cioè mutande. lui col culo di fuori e con una penna nel culo. Vuole vincere l'Oscar a tutti i costi, No, ormai ormai l'ha già vinto, farebbe di dai. tutto. Oh, ho bisogno Posso della vedere la badante. foto della penna nel culo? Sì, te la farò vedere. Eccola lì. Sì, diventa la segretaria, ragazzi. È un uomo di parola. Tutta Vabbè, era un casino, cioè, non è che beh, tipo inquadrare il del cioè, fa ca. Ha fatto una cosa più artistica. Noi non siamo daltonici, Seba, non è che ero io a preoccuparmi, forse hai sbagliato persona. Inizia a capire quali sono le voci giuste prima di dire cazzate! Hai spaventato Nico, Scava addosso non le è abituato cazzate. No, fosse a questa la roba. scatola, non lo so. Sì, io pensavo fosse stroncato il mobile. Le fiamme. Piove, Piove gettare sul benzina bagno. sul fuoco. Dio santo! Gente, succhiami in cazzo! L'ho detto, era facile. Competitivissimo, ragazzi. Attenzione. Scammami la minchia! Se no gli do anche i miei soldini, gli do. Ricchezza proprio! Ma adesso Sole addirittura mot, sole mot. siete consapevoli che difficilmente Sole mot, Dario cioè, riuscirà. possono spammare molte. Così è mot, So sole. perché ho detto se lo sapevano, è da 2 anni e mezzo che dicono la No, metterò ragazzi, mai. lui E non qui. fa come gli Otobi, come faceva No, Ettore. No, 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 i nomi, Ettore. porco due, Ettore. Porco due. Allora, aspetta. Mancava così per farlo venire. Ho distrutto. Sicuramente verrà. Verrà, verrà. Sì, Ho sì, sì. distrutto tutto. Buon Natale ci porta 72 fighe vergini. Grazie, babbo. Ti voglio bene. Ciao, ragazzi. Salve, avevamo prenotato un tavolo. Credo nome Musa, Karim Musa. Quattro. Quattro. Sì. Preferiremo dentro. Fuori, scusami, però. Ok. Se non è Karim Musa, comunque è Dario. Questi sono i due È nomi. Dario, è È Dario? Dario. Ok. Io, un mio amico mi ha detto che avete la pizza Zeb 89, ma c'è nel menù oppure mi ha detto una cavolata o si è sbagliato?
una... Zeb 89. Ma cos'è? È con porcini, olio tartufato e prosciutto cotto. Sì. Allora, senti, nella realtà no. Asciugapalma, che gli frega? Chi è? Oh! Vabbè, dai, ho fatto a cambiare costumi. Ma benissimo il microfono così, Diego, perché deve far sentire. Poi, bella ragazzi, come state? Beh, Barabone! Bella Barabone! Adesso, adesso ci No, ma che cazzo fate? Adesso voglio vedere un video. Se voglio vedere le pille, ma non vi dovete rompere i coglioni. Come variety streamer? Cos'è quel sondaggio? Cos'è quel sondaggio? Che cazzo fate? Identico, cazzo. Bravo. Ma te pare che devo... Ma le ville. Ma te pare che devo mandare i miei stessi mod? Che cazzo fate? Luca, dissimo totale. Te come esprimi il sarcasmo? In che senso? Cioè, tipo, quando devi fare del sarcasmo, no? Perché magari non ti va di fare... No, una... io evito perché faccio stra difficoltà sia a capirlo che a farlo, quindi nel dubbio non... Ah, ok. Cioè, no, visto che io già faccio fatica a capirlo, tipo, nel dubbio do sempre per vero, e allora evito di farlo perché poi... Mi metto magari nei panni degli altri che potrebbero non capirlo come me e a posto. E quindi si crea casino. Infatti, sì, 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 lo evito proprio. Preferisci annullare le emozioni? No, no, non è annullare le emozioni, è semplicemente cerco di evitare il più possibile situazioni fraintendibili, ecco. Ah, ci sta. Ci sto bene? Ok. Sì, sì, sì. Va benissimo. Va bene, sì, sì. Sì. È spunnato 9 persone. Secondo me l'unico modo per affrontare questa cosa è fare un glory hall. Ma perché? Un glory hall? Che cos'è un glory hall? Come cos'è? No. Ma come cos'è? Ragazzi, vabbè, non lo sa, madonna, che... Ah. È praticamente... Vabbè, ho scaricato Steam la settimana scorsa. Cosa c'entra Steam? Non è un videogioco. Non è un videogioco. Ero l'unico che ti proteggeva, Luca. Ero l'unico che ti proteggeva. Scusa. Ero l'unico, Luca. Ho sbagliato, scusa. Che cazzo fai? Ti posso dire che se riescono a mettere Glory Hall su Steam, probabilmente cioè, proprio diventano i padroni del mondo. Ma andiamo avanti. Ah, quindi, okay. Ti spiego cosa vuol dire, Luca. Ok. Il Glory Hall è quando te vai in un posto, spesso in dark room, comunque locali privati, dove okay. ci si diverte in maniera molto sessuale, e ficchi okay. il tuo cazzo in un buco. A caso? No, non a caso, dall'altra parte del buco. Come a caso? È un passatempo senza dubbio interessante quello di inserire peni in pertugi, però non è questo quello che ti... Okay. Inserisci il tuo pene all'interno di un buco e dall'altra parte c'è una persona che provvede a coltivare il fungo che te hai fatto crescere in quel buco. Prende cura di te, insomma. House champ. Vedi, perfetto. Lo so, ma ce l'ho messo, la fanno solo. Ma te l'hai provato? No, ma non stiamo parlando di me, Luca, stiamo parlando di te. No, ok, però è una cosa che mi inquieterebbe molto, cioè può essere pure che me lo tagli al volo, capito? Luca, ti devi fidare. Qualcuno l'ha provato qua? No. Non ho mai avuto il piacere. No. È tipo una prova di coraggio, tipo è un atto di fiducia, che... è una prova con la bici, prova che te vai addosso con la bici e quello che si scansa. Il salto della fede. Allora, Luca, più che altro è una categoria su Luca, su ascolta me, secondo me sarebbe il tuo Everest, perché te aspetta, fissato con l'igiene, comunque con la paura. Sì, sarebbe il tuo finito. Everest, capito? Cioè, la paura per gli sconosciuti, la paura per i germi, la paura degli orari, tutto si riassume in un glory hole. Luca, se te ficchi quell'uccello nel buco, hai vinto. Come dice qualcuno in chat, è il Luca Comics del sesso. Cosa esatto. Vero. Ma
Ma quindi tipo ci si ritrova tutti insieme, ognuno mette nel buco? Può darsi, può dare, sì. Oppure magari una roba di gruppo, quindi. No, ma non è del gruppo. Non c'entra Steam, ma c'è il multiplayer, sì. Esatto, sì. Esatto. Luca, il consiglio è questo. La prossima volta che sei magari in stazione, in bagno, e vedi un buco nel muro, tu pensi... Non ci sono mai andati in stazione al bagno, posso anche morire. No, in RP. In RP, scherzi. Sì, vabbè, ora non c'è bisogno. Luca, c'hai tanto... Mangaka, c'hai tanto se vai in stazione. Figuriamoci al bagno della stazione. No. Dipende anche da che parte del buco sei, Luca. Esatto. Che vuol dire? Se sei quello dalla parte d'entrata o dalla parte d'uscita. Vero. È vero. Se sei quello che infila o se quello che... Scusa, cioè fai la spadata a un certo punto se entrambi... No. Uno si mette d'accordo, no? Si incocciano così proprio. Esatto. Per vincere, capito? Chi vince non lo ficca. Comunque io trovo assurdo che Dario, dimmi, non voglia farlo a tre, ma si è disposto a ficcare il gruppo di Diego. Il suo pene nel buco. È vero questo, Dario, eh? Spiega. Riferito. Spiega. Riferito la prima informazione. Spiega. Ne abbiamo parlato l'altra volta, Dario, un'ora. Mi hanno assalito perché io dicevo che era una cosa che secondo me si poteva fare e Federico e Dario mi hanno assalito. No, veramente? Cioè, no, tra di voi? No, aspetta, in che senso, Luca? Spiega un po'. Cioè, due uomini e una donna? No, due donne e te. Cioè, la tua ragazza, un'altra donna e io te. Io ti ho detto di no. Io tiro davanti a te, Dario. Tu e Federico mi avete assalito per un'ora mentre dicevo di sì. Ma Luca, te c'è una bella botta. Sì, Luca, te c'è una bella botta. Luca, te c'è una bella botta, te lo posso assicurare. Dario, eravamo da te. Dario, eravamo io e Federic da te, e la chat ha detto, ne state facendo un problema quando è tipo la cosa più normale del mondo, ma io non ne stavo facendo un problema. Luca, normale, eravate voi due. No. Luca, te c'è una bella te c'è una bella botta, te lo dico io. Aspetta, chat, per favore. Ragazzi, è letteralmente impossibile che io ti abbia detto ragazzi. No, due donne, no, no. Ma non solo mi detto no una volta, l'abbiamo fatto così tanto un problema che siamo andati avanti quasi un'ora. Era Federic, Luca, era Federic. Ma che cazzo dici? Ma anche te appoggiavi Federic. Ma che cazzo dici, Luca? Al massimo gliela appoggiava Federic. Oh, le veline! Tutti stanno contraddicendo Luca nella chat, però vorrei dire. Ma come? Vero? E guarda, leggi. Mm-hmm. Io ero a prendere le pizze. Era, e chi c'era allora in stanza? Te, Federic, botta! Eccolo. Quindi era lui. Ma era solo Federic. Ma smetti con le bombette doppio, Luca. Madonna ragazzi, non è possibile. No, scusa, ma eri già venuto bevuto da prima, quindi. RP, Dario, scus, mi ricordavo male. Ha distrutto Minamoto. Ma blastato. L'ha annichilito. Ero sicuro. Ma poi ha fatto anche il furbetto, dice, ah, hai cambiato idea? Va bene, mi sta bene, hai cambiato idea. Quindi poi io non riuscirei, visto che non riesco neanche a mettere il cartonato, io tipo non riuscirei a mettere da qualcun altro, però... Cartonato? No, il buco di cartonato. Con protezione. Cartonato. Scusa, non mi ricordavo cartonato, come si chiamava. È tornato a quelli che prendevano i cinema. E io ho paura che, cioè, penso che per me sia un po' troppo tutto a tutti, però è interessante, mi fa piacere. Ma scusami, se accetti quell'esperienza, cosa fai? No, No, l'accetto volentieri, però... Se può dire la parola... Sì, cioè, detto... Luca, dillo, devi dire. No, penetrazione, si può dire. Ma Luca, cioè, ma anche il termine scientifico, peraltro, ma che cazzo dici? Che ficca il cazzo dentro alla fregna, lo vuoi dire? Non ti dicono niente. Io non ho capito di cosa stiamo parlando. Di frisome e foursome, forse. E glory hole. No, foursome troppo. Come troppo? Tre è il numero perfetto. Quattro è pari, puoi anche fare casa tua. Forse scatena. No, fermo. Perché 3 sì e 4 no? Ora me lo spieghi subito. Perché 3 è il numero perfetto. Ragazzi, io vado a letto. Le due coppie possono stare a casa loro. Io vado a letto, è tardi, ragazzi. Ma che risposta è? Ma che risposta è 3 è il numero perfetto? No, ragazzi. 3 non è divisibile. 3 è primo. Come sono stanco. Ho capito, ma non è che bisogna... Scusa. Buonanotte, ragazzi. Non è che bisogna fare l'equazione, bisogna scopare. Sì, ho capito, ma se sei in due, poi sta
Sì, voi due a casa vostra e noi due a casa mia. Dario, Luca, ma c'è il cambio. Allora anche in 10 ti va bene. No, 3. No, deve essere il numero primo, 7. Cos'è che ha detto Agnese? Perché 7? Vieni a fare le equazioni, devi scopare. Ha detto non deve essere più visibile. Cosa ha scritto Agnese? No, io dico te, dico, qual è il tuo numero limite, Fossa? Sopra il 3 è troppo. Ma 3 o 4 cosa cambia? Sopra il 3 è troppo. E come cosa cambia? Cambia che ci sono... No, Agnese ha detto tra 3 e 4 cosa cambia. Agnese ha fatto una domanda pertinente, secondo me. Fossa, rispondi tu allora. Io non sono esperto. Io sono venuto qui per imparare stasera. Ti voglio chiedere una cosa, ma nuove uscite in futuro? Cioè, The Ring. Glory Holes su Steam, quando esce? In the Farm. Senti, allora no. Dimmi Fossa. Aggiustiamola questa cosa. Cioè, aggiustiamo. Ci sono delle tipologie di interazioni che in 4 sono interessanti. Tipo? Che tipo. Vuol dire tipo? Ma il 4 chiaramente come fai? Per esempio, facciamo un esempio. Con gli Avengers, diciamo gli Avengers. Magari, che ne so, senza sì, 18 più. Anche senza la mescolanza delle coppie, per esempio, potrebbe allora, succedere... Appunto, ognuno a casa sua? Cioè... No, perché magari due... Non solo ti guardi, però magari due degli esponenti delle coppie possono interagire a loro volta insieme. Cioè, tipo io vado a casa di Dario, sto sul divano, lui sta in camera e parliamo di Your Name, io e lui? No, tu vai a casa di Dario, tu vai a casa di Dario con la tua ragazza. Porco Dio! A specchio, questo si chiama a specchio, cioè c'è lo specchio e c'è il riflesso e si toccano nello specchio. Cosa cazzo sto sentendo? Sì, intendi tipo il letto. Abbiamo perso Dada. È morto Dada, ragazzi. Lost. 2 però 2. Qua, 4 cambia la dinamica del 4, perché comunque è una coppia. Vedi. Non è più un altro uomo che interagisce solo con la mia donna, è un altro due elementi. Espertissimo. Io sto a pensare, tipo, vado a Melbourne, te vengo a trovare, mi fa schifo lo stesso l'idea. No, ma farebbe schifo anche a me, manga, con tutto rispetto. Okay. Io sto percependo il rumore del sudore che impera la vieni con la tua ragazza? Sto tranquillissimo. Grazie mille, allora. No. Dai, sei tranquillo. Quando vuoi venire in Ancona... Alla grandissima, E quindi Fossa mi dice che si fa a specchio. Si decide e... Uno copia l'altro. No, l'altro. Vabbè, cioè, Luca, però c'hai troppi stilemi, nel senso, cioè, troppi dogmi. Ma che non è che devi andare a giro col manuale? Cioè, non è la pasqualina. No, sì, ma mi spiega una tecnica, è giusto che io la capisca bene. Luca, però fai l'ultimo salto di immaginazione, fallo tu. Okay. Non me lo fa dire a me. Ok, vai. Diciamo che ci sono due coppie e queste due coppie hanno un punto di contatto rappresentato da due membri, tipo che la tua ragazza mentre glielo butti non è possibile guarda con quell'altra. Come cazzo fosse, cazzo? Ah, così? Ho capito. Professore. Ipoteticamente. In RP. Ho apprezzato molto l'allegoria. No, è una metafora. L'idioma. Mi trovavo un po' in difficoltà, quindi ho cercato di... Io immaginavo due culi di due uomini che si incontravano, non capisco. Sì, e chiacchierano tra di loro. Come trovi, manca. Luca, via, si fanno eco a vicenda, cioè, ma che cazzo dici? Dai? No, perché tipo tre uomini... Lo tenevo così, Luca. Perdonami, ma quando tu ti vedi allo specchio, hai tre uomini... Allo specchio, che lo specchio. Io lo specchio mi guardo di profilo allo specchio, non mi guardo da davanti. Ti guardi il culo allo specchio. Cioè, te la mattina ti giri di profilo e guardi. Un contorsionista. Mi è capitato di fare cose davanti allo specchio, e davanti allo specchio non mi guardo per dritto, mi guardo di profilo. Lo specchio era un'immagine, non prendere tutto letteralmente, Luca. Però. È difficile, Dario. Luca, adesso, grazie a questo mio linguaggio allegorico abbiamo già capito. È una dinamica che ti potrebbe interessare oppure no? Le proposte.
No, 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 no. Come sentirei in difficoltà perché c'è un'altra, una quarta persona che è un altro uomo che non... cioè, e con tre donne invece? Tre donne? No, troppe. Cioè, credo tipo sarebbe facile tre uomini e una donna immaginarmelo a quattro. Ma perché? L'immagino tutti in fila, tipo... Sì, prende il prosciutto al cola cop. No, lo scontri. Un numerino. No. Se chiama il numero 14. Oh, cioè, ho fatto quattro etti, lascio. Scusa, ho fatto quattro etti di minchia. Senti, tutti gli uomini e una donna... Tutti in fila che fanno contemporaneamente, non che aspettano il turno. Come contemporaneamente? Sì, non è un bucacco, un bucacco. Ah, vabbè, sì, quello sì. Bucacco, non che aspettano. Sì, uno che fa l'altro. Quindi, ma quindi che è importante che tipo due siano gay. Capito? Ok, però è tutto sempre molto complesso, Luca, cioè non capisco, cioè tutto ma non è complesso, human centipede. Esatto. Quando ho pensato a quattro, la prima cosa che mi è venuta in mente questa, non certo. È complessa. Eh sì, la prima cosa che viene a mente effettivamente. Ma adesso io mi chiedo, visto che c'è, ma in due come te lo immagini? Beh, c'è un passo indietro. Non lo so, sai. Cazzo, no, no, forse in due facile è la natura delle cose. Culo a culo? Sempre culo lei, culo. Il famoso eco di prima. Nuova rubrica. Lunedì facevi quella cosa lì, martedì sera ossa e mangaka educazione sessuale. Vabbè, io ci sto. Mi sembra, cioè, io non ne so tante, forse, magari, ecco, siete che insegni a me, ma va benissimo così, c'è sempre da imparare. Sempre. No, no, è reciproco, assolutamente, anzi, mi hai dato delle idee, adesso non so, culo guardarmi allo specchio, esatto. Ora appena mi riesce faccio un culo a culo, poi sì, te lo racconto. Sì. Così, va bene, sarei curioso. Se riesci a fare anche quella cosa lì a quattro in fila... Ma non la vuole fare Luca la roba quattro, è tutta roba tua questa dei quattro in fila. Non la voglio fare perché quello quattro non va bene. Che immagini? Però, ma perché devi fare il trenino d'inculata? Esatto, cioè nel senso sei in quattro, ok? Hai un mixer con tre ingressi audio e tre spinotti. Ma che cazzo dice l'al? Perché devi due in un lato e uno in un altro? Perché devi mettere uno spinotto dietro l'altro e entrare solo in un ingresso? Porno? Perché è la cosa più logica. Entrare in un ingresso. Ma logica da quale punto di vista? Così cioè, è tutto paritario. Ma se tu hai tre spinotti vorrai inserire e hai una multipla, è più logico inserire uno dietro l'altro, è più logico occupare grazie tutte le prese. Sì, ma la multipla che li prende tutti e tre soffre un attimo. No, è una multipla. No. È una multipla che c'è fatta apposta? No, però nel senso non soffre, cioè la multipla. È militare. Ho capito. Nel senso sarebbe un io non avrei difficoltà, ecco questo è quello che ti posso dire, io non avrei difficoltà con ma te. Ma anche con un altro uomo? Con un altro sì. Uomo? Con... Ma ci sono. Dipende cosa fa l'altro uomo. No, con un altro... Vabbè, però se la devi fare, bene. No, si è detto, non hai difficoltà con tre, sei come me allora, non di come Francesco, che non ho capito chi è, tra l'altro. Fossa. Okay. Cioè Best Fossa è come Stuga. Totti, cioè non si sa qual è il cognome sì. Di Totti. Il cognome di Fossa non si sa. Comunque, no, okay. Con un altro uomo, io non ci metterei lo sharing, ecco, ti dico la verità, cioè se si tratta... Ah, di... Non lo raseresti? Non lo shaving, lo sharing. No, cazzo, parliamo italiano. Luca, però... Luca, perché tu lo raseresti? Argomenti complicati che stiamo eviscerando tutti così non si capisce niente. Allora, aspetta, era mio fratello. Sì, mio padre. Ascolta, dimmi. Allora, capito? Sì, ascoltami. Prendiamo Victor come esempio. Se sì. Victor viene qui, mi fa Dario, come stai? Vai. Da tanto ci si vede, cioè, effettivamente ci si vede di persona. Maratone, ci si vede. Esempio, io no? Si va a cena a Milano. Uh-huh. Ma ti va bene se porta Agnese? Oh, beh, simpatica persona.
così gradevole. Dice, vabbè, chiamiamo la Svet. Vabbè, chiamiamo la Svet. Okay. Si fa per ridere, si va a fare una serata a Milano, sì. E si beve, Victor, spero non troppo, perché è tremendo. Sì, Mattia viene a me e faccio, guarda Dario, potrebbe succedere qualcosa perché sono tutti un po' brilli, si fa un po' di risate così. Goliardico. Sì, basta che cioè, se Mattia interagisce con Agnese e io interagisco con la Svet, cioè così, per il meme, ma è un esempio, io non avrei problemi con Mattia perché è un amico. Ognuno fa le sue cose, non è che vi scambiate. No, ecco, sì, cioè nel senso, ognuno fa le proprie cose. No, sì. Cioè, o vi scambiate o no. No. Lui non... Allora, no o sì? No, ci sto spiegando, nel senso che... Sì. Aspetta. Che cazzo state parlando? Ragazzi, io non c'ho un razzo neanche per sbaglio, forse avete capito male, io zero proprio. I quadrelli, non so. C'è Nanni ha tirato tutta l'acqua fuori mentre beveva. Dario, ti lascio finire. No, io non devo raccontare. Io non devo raccontare nulla. Non devi raccontare niente. Ma per capire, vi scambiereste? No, sono tutte metafore, esempi. Sì, ho capito, ma lo fare. Vi scambiere, cioè tu ti scambieresti un po' a brillo la serata goliardica, ma alla fine ti scambi o no? No, io no, senza, senza condivisione. Se però io e Mattia si fa guardare un quadro fiammingo, lo si guarda. Ma esatto, bravo. Io ho capito questo video, se lasciate fare e voi come uno spettacolo al cinema. Luca, questa è oggettificazione totale, non è quello che li battono. Un quadro fiammingo, un quadro al museo è più artistico. Allora, vabbè, anche il cinema. Che cazzo state parlando? Corpi clopatrici. Tipo Nanni, no? Viene da me Agnese e mi fa, guarda Dario, hai rotto gli occhi, cioè, ora lo devi pigliare il culo, cioè questo è quanto. E... così. Sì, sì, sì. Ho visto anche oggetti per specifici. Ho visto il Masseo. Ho visto anche degli oggetti indossabili. No, ma non in quel senso. Cioè Agnese. Vabbè, per il meme. Per il meme, ne arrivi. Io dico. Grazie, magari questo per lei. Cos'è che vuoi, Fossetti? Ti sto sentendo, ti sento. Ti hanno fatto una domanda. Ti hanno fatto una domanda. Quanto no, è per te il numero massimo? Chiedeva Luca qua. 69. Sì, no, come Madonna, bambini. Vabbè. No, ma di che cosa? Di che no, cosa? Nel senso, di persone, tu con quante lo vorresti fare? Cioè, ti va bene come fai adesso, che ne so, un uomo e una donna, oppure ti va bene anche due donne e un uomo, oppure un uomo e un uomo, due una donna e un'altra donna, cioè in quattro. Durante la donna. Cioè, il tuo amore entra in una festa, uno human centipede, cioè, okay. Nel senso, perché tipo io ho detto, per me io farei un 3 con due donne, lo farei. Oh bravo, lui la pensa, sì, come me. Un 3 con due donne, pensa come me. Anche strusciare il cazzo con il cazzo di un altro mentre magari uno lo mette al culo e l'altro in mona non va bene. Per me non entusiasma, cioè la pensiamo con linguaggi diversi. Guarda, ma che sono stato. Perché tu dovresti in RP, no? Sì, sempre. Hanno fatto degli alfoni, avete paura dei peni altrui. In realtà il pene altrui, insomma, va celebrato anche. Sai, metti il fiocco. Arrivano con le trombette delle lunghe medievali. Apri il coso. Signore e signori, vi presentiamo la fava. Cazzo altrui. Altrui, la fava altrui. E poi io vorrei dire comunque che non sono contro il pene, perché se vi ricordate... Vabbè, se no cosa fa? Gli amputi a tutti, agli ghiottini. Io ho difeso il pene quando voi lo criticavate aspramente, dicevate anzi che era orribile. Ma non è una figura politica, Luca. Il pene alla sua io ho difeso il pene, Morello. Dario, te lo ricordi, questo è vero. Io non avevo anche votato. Ma che cazzo io mi schiero. Beh, Luca, dici, qual è il tuo sogno nel cassetto sessuale? Dimmi, Dario. Dai, Luca. Spiega. Un sogno nel cassetto? Ma io avevo tanti sogni e per fortuna sessuali li ho realizzati praticamente tutti. L'ultimo che hai realizzato? Sto adesso esplorando zone nuove con anche tools, eccetera, però... Tools? 5 minuti fa ha detto parliamo italiano, tools. ma alcune parole suonano meglio in inglese. Scusa, Lune tools. Che tipo? Tools che ti utilizzi tu
o che invece vengono impugnati spiega da altrui mano. Per ora che utilizzo io impugnati di altrui mano, aspetterò, per ora mi basta un dito, ecco, no, non mi spingo oltre. Giusto, cioè? Ok. Ah, capito. Okay. No, per ora, come le penne. Tipo sia quale? Per quello. Capito, sì. Quale di solito? L'indice di solito. È molto comodo comunque. Comodo. Attribuzione. Sì, è per quello anche che l'uomo del parcheggio preferirei sempre davanti piuttosto che dietro, stesso motivo. Cioè, credo okay. che per il non mi va di allargarmi troppo. Ah, scusa, rompi coglioni a tutti con le domande mega private, si fa una domanda del cazzo noi? No, sì. Non voglio allargarmi. Non voglio allargarmi troppo. No, proprio in senso fisico. Ah, allargare buio del culo, ok. Sì. Esatto. Non so che nome abbia la mia posizione preferita che chiedevate prima, ve la posso spiegare? Spiega. Sì. No, ma non so come si chiami. Vai, c'era Narri, ce le spieghi. Immaginate il corpo femminile disteso, mm-hmm. sopra quello maschile invece in ginocchio. Ok. Anch'esso disteso, ma come appoggiato sul proprio sedere, un po' all'indietro, con le mani all'indietro. Sì. Ok, e in questa posa hai sì una visione fiamminga, come la chiami tu, per cui puoi vedere tutto nella sua completezza, sia a stimolare i giusti punti, andando appunto ad esplorare tutte le zone che normalmente... Tipo suonare uno strumento musicale, via, praticamente. Si chiama la posizione del liutaio fiammingo questa. Victor, comunque, sei veramente esperto. Se ero per mi trova questa, ma posso assicurare ma Gaka era una battuta. Luca era una battuta, cercata addosso. È andato a cercare il liutaio fiammingo. Volpesco è andato un po' più diretto. Salva per dopo. Volpesco è andato un po' più diretto. Ha detto, Edoardo, facci vedere il cazzo, così proprio liscio. E adesso ragazzi, però sono le 3:33, quindi io vado a dormire. Va bene, Luca. Va bene. Ringrazio tutti per la bellissima serata. Grazie. Ci vediamo presto. Buon continuo maratona a te, a Dario e alla chat. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Io devo andare a letto. Ciao, Rob. Grazie, Dario, per l'ospitalità. Ma ringrazio Foss per l'allegoria, Nanni e i suoi trisom, Dada per l'allegria, Mangaka e Glory Hall, Lotto oggettivo di Free, Massei e i suoi rutti, Vic per la sindrome di Parì e della chat commenti belli e brutti. In questa maratona abbiamo fatto bingo e ora mi congedo, è tempo del fiammingo. Robert, che uscita incredibile.